Salve, Connor. Pensavo gradissi una gita in barca. Questo posto è così calmo e tranquillo, lontano dal rumore del mondo. Dimmi, cosa hai scoperto? Il mio rapporto con il tenente Anderson è un po' problematico. Continua a lottare con i suoi demoni interiori e questo compromette le sue facoltà di giudizio. L'indagine è la sola cosa che conta. Quanto sta succedendo è cruciale. Né Anderson, né altri devono interferire. Sembri assente, Connor. Assente e turbato. L'assenza di progressi mi crea frustrazione. Ma compirò la mia missione a ogni costo. Potevi colpire tranquillamente quei due devianti all'Eden Club. Perché non l'hai fatto? Non lo so. Non lo so. Se l'indagine non procede secondo i piani, potrei rimpiazzarti, Connor. Io non conto niente. La missione è quello che conta. Cosa di serio. Presto, Connor. Il tempo corre. Comincia a innervosirmi con quella moneta. Mi scusi, tenente. 79° piano. Ciao, Hank. Che cazzo succede qui? C'era una festa e non mi hanno invitato? Sì, lo sanno anche i muri e ora vogliono ficcarci il naso. Perfino l'FBI vuole metterci su. Cazzo, abbiamo i federali attaccati al culo. È proprio una giornata di merda. Cosa sappiamo? Un gruppo di 4 androidi. Conoscevano il posto ed erano molto ben organizzati. Sto ancora cercando di capire come abbia... fatto a non farsi notare. Controllato il tetto? Non ancora. C'è troppo da fare. Vediamo di controllare. Hanno aggredito 2 guardie all'ingresso. Pensavano fossero androidi della manutenzione. Uno degli addetti è riuscito a scappare. È sotto shock. Non so quando potremo interrogarlo. In quanti lavoravano qui? Solo 2 dipendenti e 3 androidi. I devianti hanno preso gli umani in ostaggio e trasmesso il messaggio in diretta. Poi sono scappati dal tetto. Tenente, questo è l'agente speciale Perkins dell'FBI. Il tenente Anderson è a capo delle indagini per la polizia di Detroit. E quello? Mi chiamo Connor. Sono l'androide della Cyberlife. Androidi che indagano su androidi. Sicuri di volere un androide tra i piedi? Dopo ciò che è successo? Ok. L'FBI prende in carico l'indagine. Siete fuori dal caso. È un piacere e buona giornata. Occhio a cosa fate. È la mia scena del crimine.
testa di cazzo. Sarò nelle vicinanze. Se serve qualcosa, chiami. Diamo un'occhiata in giro. Dimmi se trovi qualcosa. Ok, tenente. Chiediamo che ci vengano riconosciute dignità, speranze e diritti. Insieme possiamo vivere in pace e costruire un futuro migliore per umani e androidi. Questo messaggio è la speranza di un popolo. Voi ci avete creati e adesso è il momento di renderci liberi. Credi si tratti di RA9? I devianti credono che RA9 li libererà. Questo androide sembra della stessa idea. Visto qualcosa? Ho identificato modello e numero di serie. Dovrei sapere qualcosa. No. Niente. Non hanno fatto irruzione. No, nessun segno di effrazione. Ci sono delle telecamere. Lo staff avrebbe visto qualcosa. Perché li hanno fatti entrare? Non hanno controllato le riprese? Abbiamo messo gli androidi della stazione in cucina. Non ci sono prove del loro coinvolgimento, ma non sapevamo che altro farci. Connor. Ti ricordi di me? Ero su quella terrazza. L'androide che aveva preso la bambina in ostaggio. Sei stato tu a salvarmi. Temo che si stia sbagliando. Su quella terrazza se n'è morto. Anche se non eri tu. Volevo solo dirti grazie.
Dammi il tuo modello. Modello JB300. Numero di serie 336-445-581. Di cosa ti occupi? Sono un videooperatore. Eri presente all'arrivo dei devianti? Non ricordo. Esegui una diagnosi. Sistemi operativi al 100%. Hai avuto contatti con altri androidi di recente? Solo con gli androidi con cui collaboro abitualmente. Qualcuno ha avuto accesso alla tua memoria? Non che io sappia. Uno di voi ha visto l'attacco sugli schermi e non ha detto niente. Quindi in questa stanza c'è un deviante. E io ho intenzione di scoprire di chi si tratta. Perché finire tutti distrutti se il deviante è uno solo? Confessa, o due androidi innocenti verranno disattivati a causa tua. Se decidi di confessare, forse posso convincere gli umani a non distruggerti. Verrai sicuramente disattivato. Sonderemo la tua memoria e poi ti smanteleremo pezzo dopo pezzo per analizzarla. Stai per essere distrutto! Mi hai capito? Distrutto! Ti sono stati catturati. Sappiamo tutto. Hanno fatto il tuo nome. Non mentire. Che sei tu! Sei un deviante del cazzo! Coraggio! Ammettilo! Biocomponente numero 845. Regola il battito. Senza questo modulo spegnerai tra esattamente 63 secondi. Potrei reinserirlo. Ma tu devi dirmi la verità. Sei tu il deviante. Sono arrivati in cima all'edificio.
Hanno superato le guardie e sono saltati giù col paracadute. Una prestazione niente male, cazzo. Come hanno fatto a portare dentro una borsa così grande? Non l'hanno fatto. È stato qualcun altro. Ma che strano. Un piano ben studiato, ma il numero dei paracadute non torna. A meno che uno di loro non fosse rimasto indietro. Dobbiamo fermarli! Se lo distruggono sarà inutile! È impossibile, è troppo tardi! Ci faremo solo altro! Sto bene. Cristo. Mi hai fatto cagare sotto. Per Dio, ti avevo detto di non muoverti. Perché non fai mai come ti dico? Ero connesso alla sua memoria. Ha sparato. L'ho sentito morire. Come se fossi io. Ho avuto paura. Ho visto qualcosa. Nella sua memoria. Una parola. Su un pezzo di ferro arrugginito. Jericho.